tutti! Oggi sono qua per parlarvi dei libri che avrei piacere di leggere quest'autunno. Sono un tantino allergica alle TBR perché parto sempre con ottimi propositi e poi finisce sempre un po' così. E in linea generale non mi piace impormi qualcosa, sono una lettrice abbastanza istintiva. Però ci sono effettivamente dei titoli che secondo me per questo periodo sarebbero ottimi e altri che ho sugli scaffali magari da un po', che sono appena arrivati, che vorrei assolutamente leggere. Il primo libro che volevo leggere in realtà l'ho già letto, quindi lo cito molto velocemente, ed è Twilight. Si tratta in realtà di una rilettura, è già uscito il reading vlog qua sul canale, quindi lo trovate nelle schede qua sotto in descrizione. In occasione dell'uscita di Midnight Sun ero infatti curiosa di rileggere Twilight, perché da quando uscì e da quando lo lessi per la prima volta non mi sono più buttata in una rilettura e quindi ero molto curiosa di sapere che cosa mi avrebbe suscitato e se la mia opinione sul libro, la saga, sarebbe cambiata o meno. È stato un ottimo esperimento e anche ben riuscito. Un altro libro che vorrei leggere è Tokyo tutto l'anno di Laura Imai Messina. Questo libro mi è stato inviato da Einaudi ed ero molto curiosa di leggerlo perché l'autrice vive ormai, se non sbaglio, da 15 anni in Giappone, ha ambientato i suoi romanzi in questo paese e qua racconta un lato del Giappone un po' più sconosciuto a noi, diciamo, occidentali. Il libro è arricchito poi dalle illustrazioni di Igort. Se non avete mai letto Quaderni giapponesi, vi piace il Giappone, io vi consiglio di recuperarli. Sono dei fumetti, barra saggi, barra documentari sull'esperienza personale non solo dell'autore in Giappone. Molto curiosa di leggerlo per appunto magari scoprire qualcosa di nuovo sugli usi, costumi, le tradizioni. Mi aspetto qualcosa di cui magari non si parla spesso quando si parla di Giappone. Tra l'altro, piccola nota, forse triste, io quest'anno sarei dovuta andare in Giappone e non sono potuta andare. Ma va bene così, c'è sempre tempo. Parlando di Giappone, ormai tiro fuori anche questo, un bel mattoncino, Seni e uova di Mieko Kawakami, edito edizioni O, anche questo mi è stato inviato dalla casa editrice. Un bel mattonazzo di 500 passa pagine. Secondo Murakami questa è la più importante scrittrice del Giappone contemporaneo. Già questa presentazione, wow, incuriosisce. Io devo ammettere di essere abbastanza una capra, non avevo sentito nominare questa autrice prima dell'uscita di questo romanzo in Italia, quindi sono veramente molto curiosa. Quel poco che so infatti di questo romanzo è che ruota molto attorno alla donna in Giappone e mi piacerebbe molto approfondire questo aspetto, quindi sono molto curiosa. Tra l'altro, che bello quando i libri fanno questo rumore. Passiamo ora a due titoli che vedo perfetti per autunno vicino al periodo di Halloween. Il primo in inglese è The Corset di Laura Parcel. Io ho sempre il dubbio sul nome dell'autrice, comunque perdonatemi. È una lettura fra l'historical fiction, il thriller. Io di questa autrice ho letto Gli amici silenziosi e mi era piaciuto molto, ma mi aveva anche inquietata tantissimo, quindi sono molto curiosa di leggere qualcos'altro di suo, e questo mi incuriosiva perché dovrebbe essere un po' anche un mystery, una sorta di giallo. È ambientato poi nell'epoca vittoriana, quindi sono molto curiosa. È un po' che non leggo, mi sa, in lingua, quindi speriamo di farcela. Anche questo non scherza, sono almeno 400 pagine. Ultimamente forse mi sono adagiata troppo a letture brevi e quindi speriamo di farcela. L'altro libro per me perfetto per il periodo Halloween è Dracul, scritto da Dacre Stoker e J.D. Barker. Io in realtà lo avevo già iniziato l'anno scorso, ma poi era passato un po' il periodo in cui mi sentivo di leggere questo libro. Tra l'altro, che cavolo, uso sempre i segnalibri più belli per i libri che poi abbandono e poi non li ritrovo più. Cioè, questo segnalibro non so da quant'è che lo cercavo. Vabbè. Comunque, anche questo libro è abbastanza corposo, sono più di 400 pagine. Sono indecisa se ricominciarlo, probabilmente lo ricomincerò perché in realtà mi ricordo poco. Mi ricordo che è scritto a mo' di diario e è raccontato appunto da Bram Stoker, come se fosse lui appunto a scrivere. E questo fa vedere sicuramente in maniera diversa l'opera più celebre, Dracula. L'ultimo libro di questa mia ambiziosa TBR con pseudo mattonazzi, probabilmente avrete già intuito perché c'è un buchino qua nella libreria,
è il priorato dell'albero delle arance. Penso di essere l'unica nella community a non aver ancora letto questo fantasy, bello importante. Tra l'altro sono curiosa di vedere esattamente quante pagine sono quasi 800, bene. Ero curiosa di leggere questo libro già uno o due anni fa quando uscì in lingua, poi l'anno scorso è uscito in italiano, ma nel periodo in cui è uscito ero alla presa con soltanto 3 o 4 traslochi, così nel giro di pochi mesi, quindi è stato un periodo particolarmente impegnativo e poi insomma si sono accumulate le cose da leggere, ho sempre dato priorità diciamo ad altro. Però non voglio più rimandare, entro la fine dell'anno io lo voglio leggere questo libro, quindi speriamo di farcela. Anche se in realtà, oltre a questo fantasy, mi piacerebbe tantissimo leggere quello che uscirà a fine mese, La guerra dei papaveri. Sì, esatto, La guerra dei papaveri di Quang. È un libro che volevo leggere in lingua, se non sbaglio ce l'ho sul Kindle in inglese, ma ho sempre paura coi fantasy perché mi scoraggio facilmente se non riesco a capire subito tutto. Non sono molto clemente con me stessa, quindi è un'uscita che attendo tantissimo, non vedo l'ora di poterlo andare a prendere in libreria e appunto mi piacerebbe leggerlo, quindi vediamo se riesco a leggere tutti e due entro la fine dell'anno oppure almeno uno dei due. E niente, questa era un po' la mia ambiziosa TBR, perché in realtà in quest'ultimo periodo non sto leggendo niente. Però sono presa bene, vorrei tanto leggere tutti questi libri, quindi spero vivamente di farcela. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa programmate voi di leggere quest'autunno e soprattutto se avete già letto uno dei libri che ho citato. Magari datemi un piccolo incoraggiamento. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!